Ehi, ciao Stephanie, sono io. Sono un po' in ritardo, scusa, ho avuto da fare con mio padre e poi una doccia di mezz'ora. Beh, comunque, ti racconto tutto quando ci vediamo. Sto arrivando, ho preso i biglietti, ciao. Non dire niente. Vorrei parlare prima io e dato che ho portato la ruota, concedimelo. Dunque, 4 anni fa sei arrivato in questa città e hai cambiato la mia vita. Non pensavo che potesse accadere, ma tu l'hai fatto. E dal momento che ti ho incontrato fino a oggi, qualsiasi cosa, tutto quello che mi è capitato mi ha ricondotto sempre a te. La ruota panoramica non ti ricorda niente? Stai scherzando? Come potrei dimenticare la nostra ruota? È lì che mi hai detto il tuo soprannome. Ricordi anche questo? Ricordo ogni cosa di noi, Amy. Anch'io. E ogni volta che cerco di dimenticare ciò che provo per te, i ricordi riemergono e riemergono. E io non voglio più soffocarli. Non voglio più scappare. Perché non voglio perderti ancora e desidero stare con te, al tuo fianco, ovunque tu sia. Amy. E mi dispiace averci messo così tanto a capirlo, davvero. Perché ho sprecato tanto tempo e so che è solo colpa mia, ma spero che tu possa perdonarmi. Amy. Perché ti amo, Ephraim. Ti amo. Tocca a me adesso. Bene. Ti amo anch'io. Lo sapevo allora, lo so adesso. E lo saprò sempre che sei tu l'unica. Per me. Sul serio? Lo sei da sempre. Vuoi fare un giro? Tra un secondo.